Giovanni nacque in una piccola casa di pietra a Caccamo, un paese tra le colline della Sicilia. Quando venne alla luce, la madre spirò tra le sue braccia e il padre, col cuore spezzato e senza forze, lasciò il piccolo Giovanni nelle mani del destino. Era un bambino fragile, appena venuto al mondo, e il futuro pareva incerto e duro come la terra arida che circondava il villaggio. Ma, proprio come un raggio di sole che illumina il mare, una vicina decise di prendere con sé quel bambino, accogliendolo come fosse suo. Lo nutrì, lo scaldò, lo cullò nelle notti in cui il vento sferzava le mura della casa, proteggendolo dalla solitudine e dalla fame. Quando Giovanni crebbe un po', fu una zia a prendersi cura di lui, offrendogli una casa e un abbraccio familiare, come un'oasi di calore in un deserto di silenzio. Giovanni, un giorno, raggiunse Palermo. Era un giovane curioso, con gli occhi grandi e attenti, pieni di desiderio di scoprire il mondo. Fu lì che incontrò Pietro, un uomo che brillava di una luce speciale, come un faro nella notte. Pietro parlava di amore, di fede e di carità con parole che sembravano canto e preghiera. Giovanni ascoltò con il cuore in subbuglio, sentendo nascere in lui un desiderio nuovo, una chiamata profonda che sembrava provenire dal cielo stesso. Decise di unirsi a coloro che dedicano la vita a portare conforto e speranza. Entrò nell'ordine dei frati predicatori, imparando a camminare sulla via della fede. E presto divenne chiaro a tutti che Giovanni possedeva un talento particolare. Sapeva parlare alla gente con parole semplici, ma che scendevano dritte all'anima, come acqua su un campo assetato. Tornò a Caccamo con un compito difficile: costruire un convento. Non c'era quasi nulla da cui partire, solo vecchie rovine dimenticate. Eppure, con l'aiuto di pochi compagni e la forza della sua fede, Giovanni fece sorgere dalle macerie una casa per i fratelli. Si diceva che quelle antiche fondamenta fossero un dono del cielo, apparse misteriosamente per sostenere la nuova costruzione. Gli abitanti del villaggio cominciarono a conoscere Giovanni come un uomo di saggezza e compassione, un'anima buona che portava pace e guarigione. La gente veniva a lui con dolori e ferite invisibili, e lui sapeva offrire conforto e speranza. Alcuni raccontavano di aver visto veri miracoli, attimi in cui la sofferenza si scioglieva come neve al sole, grazie alla sua preghiera. Giovanni divenne il cuore pulsante di quel piccolo convento. Era un uomo instancabile, sempre pronto ad ascoltare, a consolare, a portare la parola del rosario nei cuori di chi incontrava. Anche quando gli anni cominciarono a pesare sulle sue spalle, Giovanni non si fermò mai. La sua forza sembrava venire da una fonte inesauribile, come se la sua fede lo nutrisse e lo rigenerasse ogni giorno. Si dice che, al momento della sua morte, avesse più di 100 anni. Gli abitanti del villaggio vegliarono su di lui, ricordando tutte le volte in cui Giovanni li aveva aiutati, come un padre buono e premuroso. Quando Giovanni chiuse gli occhi per l'ultima volta, il suo spirito sembrò unirsi al cielo, come un soffio di vento che sale alto nel firmamento. E da quel giorno, a Caccamo e in tutta la Sicilia, la sua memoria rimase viva, come un racconto che si tramanda di generazione in generazione, un ricordo dolce e luminoso, come la luna che illumina le notti dell'isola. E ancora oggi, nella sua città, quando le campane suonano e il rosario risuona tra le vie, sembra di sentire l'eco della voce di Giovanni,
che parla di amore, di fede e di speranza, come un vecchio amico che non si è mai davvero allontanato. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.